anni. Ma il comando non sarà solo una portavoce presidenziale, ha confermato che alla Casa Bianca arriverà anche un gatto. Staremo a vedere. Parliamo di calcio, calcio che è alle prese con l'emergenza Covid, purtroppo anche nello sport è molto molto presente. Negli anticipi di oggi della 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone di andata, in campo Juventus Cagliari, Genoa Atalanta, e entrambe in programma alle 20:45. Mentre la Salernitana, dopo l'accertamento di casi di positività all'interno del gruppo squadra, non partirà per Udine, dove avrebbe dovuto giocare oggi alle 18:30, lo ha comunicato in nottata il club. Saltato intanto, sempre per Covid, il posticipo di Serie B di ieri tra Lecce e Vicenza, che sono a rischio le prossime due giornate del campionato cadetto, in programma il 26 e il 29 dicembre. Abbiamo il tempo per un po' di rassegna stampa, velocemente con Il Mattino, giornale della Campania e del Sud, Novax, troppo spazio sui media. E poi qui si parla anche delle feste, dei cenoni, dei concerti, cosa si può fare a Natale, verrà deciso nella cabina di regia di giovedì. Il resto del Carlino, tamponi vaccinati, un coro di no, governatori e sindaci, gestori di cinema e teatri, non ha senso. E questa bella notizia, con Zanardi che migliora ancora, la forza di Alex che torna a casa. Noi ci fermiamo qui, al solito ci vediamo domattina tra le 6 e le 8, ma non si ferma il TG5, arriva Roberta Flores. Entra nel mondo dell'informazione con l'app del TG5. Autostrade per l'Italia, una buona giornata da Valentina Bernardi. Apriamo vedendo la situazione intorno alla capitale, sulla diramazione di Roma Sud, dove per un incidente il traffico non è più bloccato, ma rimangono conte nel video con l'autobus San Cesareo verso Grande Raccordo Anulare e ripercussioni sulla 1 Milano-Napoli con 5 km di coda a partire da Val Montone. Rimaniamo intorno alla capitale, ma andiamo nel tratto urbano della 24 Roma Teramo per segnalare code tra la fine con la tangenziale est per ultima. Spostiamoci adesso intorno a Milano, sulla 8 Milano-Varese, dove il traffico è sostenuto tra Busto Arsizio e Renato in direzione di Milano, ma anche sulla A4, la Milano-Brescia, dove segnaliamo code tra Monza e Via Certosa in direzione di Torino ed anche in direzione opposta nel tratto compreso tra Pero e Cormano. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio! Missolino Corsi, 80 centri, 300 formatori, scuola della preparazione ai concorsi, nelle forze armate e nelle forze di polizia. missolinocorsi.it. L'abbinamento perfetto per l'asti spumante? No, bella carbonara. Oggi cucine. Sei un campione anche in cucina. Asti spumante e Moscato d'Asti, i compagni ideali per un brindisi da campioni. Anche con la buccia. Sono suicidi. Buongiorno. Questa è roba queste naturale. Cominciamo anche con la buccia. A nord-ovest, bel tempo in Valle d'Aosta. Altrove prevalenza di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, ma in generale senza piogge. Temperature massime in diminuzione. A nord-est nuvolo ovunque, ma alternati spazi di tempo bello, specie nelle zone alpine, e in generale senza piogge o nevicate. Temperature massime quasi ovunque in calo. Al centro nuvole quasi dappertutto. Nel corso del giorno qualche pioggia in Toscana e in serata anche in Umbria e Lazio. Temperature massime in generale diminuzione. Al sud prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in Puglia e Basilicata. Altrove qualche nuvola in più con deboli piogge sulla Calabria. Temperature massime in calo. Nelle isole giornata tra sole e nuvole in entrambe le regioni, con la possibilità di qualche piovasco, specie su Sicilia orientale e nord della Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la app di Meteo. Adesso ci penso io.
Vizia agli amanti del cioccolato con Bailey's Chocolate Lux. Il web è meraviglioso, ma può nascondere l'insidia. Buongiorno, ecco qua, ci sono arance biologiche, di più, naturalissime, infatti li mangi anche con la buccia. Allora, non so ieri di chi voi è stato al Prosit. Al concerto di Michele Zarrillo, bellissima serata. Io ero con Mogol, quindi non ho potuto partecipare. Mi hanno mandato le foto, video, mi hanno detto che è stata una serata magnifica. Noi siamo veramente contenti. Stasera chi c'è? Vi lo ricordate stasera chi c'è? Mi pare che stasera a Piazza Duomo ci sia tale Riccardo Fogli, e poi il 26 Lello e i Tinturia, il 28 di dicembre nuova compagnia di canto popolare, il 30 di dicembre Achille Lauro, il 31 di dicembre Nino Frazzica con i Los Plagers Band, Carme Consoli e Marina Rei. L'uno stiamo vedendo di costruire una serata in house tra di noi. Devo dire che ci sono stati tanti artisti che mi hanno contattato dando la loro disponibilità per venire a suonare e a fare il loro evento a Messina. Vediamo nelle prossime ore se costruiamo altre serate. Una la vorrei fare comunque con i giovani di Messina. Vediamo se con la Casa del Musicista riusciamo a organizzare una serata tutta messinese. E proprio nei primi giorni di gennaio, possibilmente anche il Capodanno. L'uno, ora ci pensiamo entro oggi e vi farò sapere perché. Perché il 2 poi c'è comunque un'altra serata. Siamo in trattative ancora con Colapesce di Martino, vediamo, probabilmente ormai saranno impegnati su altri fronti. Però se non ci saranno Colapesce di Martino, ci sarà comunque una serata importante. Quindi potremmo vedere, ora ne parleremo con l'assessore Gallo, eventualmente di fare anche l'uno, così apriamo l'anno assieme. Non mi dispiacerebbe, io per esempio sarei disponibile a stare sul palco con i giovani artisti messinesi. Vediamo se l'idea è attuabile, vediamo se c'è anche la disponibilità anche di questi bravissimi artisti, ragazzi che hanno partecipato con me al tour a modo mio, e potremmo anche fare una bella iniziativa tutta messinese. Non ce ne voglio nessuno, tutta messinese. Vi farò sapere nelle prossime ore. Quello che è importante per noi è continuare. Certo, questo clima di incertezza non fa bene. Non fa bene alla musica, non fa bene agli artisti, non fa bene a nessuno. Perché? Perché la programmazione
richiede ovviamente impegni, e questo è ciò che ci ha anche frenato per un momento. Ci sono state alcune situazioni che hanno messo in discussione anche la conclusione dei nostri eventi. Perché? Perché naturalmente ogni impresario, ogni agente si deve tutelare. Rispetto a che cosa? Beh, lo dico subito. Quando noi continuiamo, è uno stillicidio, guardate, è uno stillicidio terribile. Se i titoli dei giornali sono questi: concerti in piazza, tornano i big, ma, puntini, puntini. Io capisco che ognuno fa il proprio mestiere, però, santo Dio, ma è possibile che va messa sullo stesso piano la notizia che tornano i big, però anche la possibilità che vengano annullati i concerti perché viene fatto un provvedimento dallo Stato, dalla Regione? Ma non vi rendete conto che questo clima fa male? Che questo clima non serve? Che questo clima crepuscolare comunque non giova? E ho detto sempre, io sto andando avanti con la programmazione, ovviamente ho preso delle clausole di garanzia per il comune, no? E clausole di garanzia dettate da che cosa? Esattamente da questo clima. Ecco perché c'è stato un momento, un cortocircuito con gli agenti. Però sto andando avanti e ho detto, qua se qualcuno decide di voler chiudere le piazze e non far fare gli eventi neanche quelli all'aperto, in sicurezza, con i piani di sicurezza concordati con gli organi competenti, con questura e prefettura, si prenda la responsabilità del caso. Ma non continuiamo con le cose subdole. Ho sentito parlare dell'ipotesi di far fare il tampone anche a chi ha due vaccini, tre vaccini. E allora perché cazzo ci vacciniamo? Sì, mi direte, ci vacciniamo perché così non andiamo a finire nella terapia intensiva. Giusto, per carità di Dio. Però se un vaccinato, se ha fatto tre dosi, viene messo sullo stesso piano di un non vaccinato, e là c'è qualcosa che non va. Mi dovete scusare. Quindi, per carità, io ho detto non mi voglio più occupare ormai di questi argomenti. Faccio il sindaco e non faccio il virologo. Da sindaco faccio rispettare le norme. Le norme prevedono in questo momento che gli spettacoli all'aperto si possono fare, che ci vuole il super green pass, piaccia o non piaccia, e io chiaramente mi adeguo. I piani di sicurezza che abbiamo fatto sono da questo punto di vista definiti con prefettura e con la questura. I controlli sono serrati, lo state vedendo anche ieri, c'era un esercito schierato, e quindi sì, lo so signore, lo so che purtroppo il positivo può essere anche il vaccinato, queste sono cose elementari che ho imparato anch'io, per carità di Dio, non è che non lo so, la questione però diventa complicata. Obiettivamente, quindi io credo che in questo momento è più sicuro fare una manifestazione in piazza che è esclusivamente consentita a chi ha il super green pass, i controlli all'ingresso, temperatura, tutto quello che volete, che non invece consentire che questa gente, non potendo andare a una manifestazione natalizia in piazza, si organizzi in proprio e si faccia i festini nei villini. Lì il green pass diventa green cazz, perché il green cazz non lo andrà poi a controllare nessuno, quindi da green pass si passa a green cazz, e chi è che controlla lì? Sentiamo. Chi è che andrà a controllare se c'è la mascherina, se ci sono quelli con un vaccino, due vaccini, tre vaccini? Chi? Allora, organizziamo in sicurezza nelle nostre piazze. Ecco perché dico, io sto andando avanti. Perché ritengo più sicuro organizzare all'aperto, con i controlli, che non invece lasciare liberi tutti di organizzarsi i festini senza controlli.
Ma d'altronde le statistiche evidenziano che sono lì i maggiori focolai. Quindi ecco perché va avanti, perché siamo diventati caso nazionale. Qualcuno ieri mi ha detto, lo sapete cosa? Che siccome siamo gli unici in Sicilia, per esempio, che stiamo andando avanti con le manifestazioni, probabilmente tra oggi e domani Musumeci farà un provvedimento per vietare le manifestazioni nella piazza. Mi è stato detto anche questo. Io lo sapete che faccio oggi? Oggi, dopo che parteciperò alle 11 al ricordo di Abu a Furci, all'istituto professionale di Furci, sarò su Messina e poi me ne vado a Palermo. Voglio andare a Palermo oggi pomeriggio, voglio vedere che aria tira. Sì, sì, andiamo a Palermo. Perché questa voce è sempre più insistente di Musumeci che, essendo solo la città di Messina ad organizzare manifestazioni, sta valutando di vietarle. E qui c'è un altro aspetto che io voglio mettere in evidenza. Secondo voi perché Catania e Palermo non stanno organizzando manifestazioni di concerti, grandi eventi? Perché non hanno i soldi, perché non hanno i bilanci, perché sono sgarrupati, perché chi amministra non si è dimostrato all'altezza del compito. Chiamiamo le cose con nome e cognome ogni tanto, finiamola con l'ipocrisia, che ci avete rotto le palle con questa ipocrisia. Noi siamo in una situazione totalmente diversa, perché abbiamo lavorato, abbiamo riorganizzato il nostro ente, abbiamo approvato i bilanci in tempo, abbiamo cercato le risorse, abbiamo aiutato il sistema produttivo, abbiamo aiutato tutta la gente. Nessuno è rimasto indietro con noi nella fase di pandemia e post-pandemia. Tutti gli aiuti che abbiamo messo in campo noi per gli imprenditori, per la gente comune, non sono stati messi in campo in nessuna città. Lo voglio dire ancora a qualche imbecille di asino volante che si permette di speculare sul bisogno della gente. Fai schifo. E ti ho detto, prendi i soldi delle indennità che vi rubate di consigliere comunale e dalle ai poveri. Fai questo. Dallo a chi non si può permettere di portare i propri figli sulla ruota. Fai questo. E quindi, chissà come andrà a finire. Comunque, al di là di come andrà a finire, io intanto vado avanti. Ci vediamo stasera per quest'altro meraviglioso evento a Piazza Duomo con Riccardo Fogli. Buona giornata.